posso stare senza te. Tu mi scorri nelle vene, ti amo unione a te. La 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 oh, la 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 oh, la 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 oh. La 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 oh, la 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 oh, ti amo unione a te. Solo tutta della mente. Amici di tutto Venezia Sport, ma buonasera e ben ritrovati con questa mezz'ora extra assolutamente non schedulata e non prevista per quanto riguarda il Venezia FC, perché il punto l'avevamo già fatto mercoledì e non, sinceramente non sembrava ci potessero essere news tali da fare degli extra. Invece sono stato puntualmente smentito come al solito, perché questa giornata è stata particolarmente bollente. Nomi nuovi, nomi vecchi che avanzano, ce n'è per tutti i gusti, tant'è che Pep mi aveva chiesto per favore di fare solo la mezz'ora da ieri, invece ve l'ho inchiodato proprio col martello sulla sedia e l'ho costretto a partecipare con somma gioia, come vedete dalla sua faccia, a questa mezz'ora extra di Venezia FC. Allora, prima di tutto, come sempre, seguitemi o sul canale YouTube Fuori Campo o sulla pagina Facebook di tutta Venezia Sport, dove vi riporto anche tutte le news di mercato. Oggi avete visto che c'è stata una montagna di notizie. Trovate tutto Venezia Sport anche su Twitter e Instagram, seguiteci sulle pagine social per supportarci, altrimenti iscrivetevi al mio canale YouTube. Ringrazio ovviamente Pep, al di là degli scherzi, per la mezz'ora extra che mi sta concedendo, perché non era assolutamente prevista. Perché questa mezz'ora extra? Perché tipo tubetto di ketchup è esploso il mercato del Venezia di botto, perché si è sbloccato anche la trattativa che porterà Wisniewski subito e senza passare di 6 mesi in laguna allo Spezia. Perché tutto questo? Perché Kivior passerà immediatamente dallo Spezia all'Arsenal, che ha sganciato 25 milioni più 5 di bonus per assicurarsi. Io non so se avete chiaro di cosa può essere 25 milioni più 5 di bonus. Non so se è chiaro cos'è la Premier League negli ultimi anni. Cioè, la Premier arriva e va a prendere un difensore centrale dello Spezia per, se tutto va bene, 30 milioni di euro. È chiaro che con quei soldi, e dovendo subito colmare lo slot, lo Spezia ha subito bussato di nuovo alla porta del Venezia. Tra l'altro doveva succedere ieri, invece c'è stato un piccolo ritardo, è andato tutto oggi. Ha bussato alla porta del Venezia e Wisniewski l'ha voluto subito. Il Venezia quindi... No, Santiago, io avevo da lavorare prima, infatti io è da 6 ore che non mi sto alzando da questa sedia e mi servirebbe anche, ma pur di aggiornarvi ho aggiunto anche io mezz'ora in cui sono ancora bloccato. Dicevo, il Venezia ovviamente ha chiesto una posta che vi abbiamo messo anche sul sito, da quanto abbiamo preso noi, 3 milioni e mezzo più 2 di bonus facilmente raggiungibili, più un giocatore, più il 10% sulla futura rivendita. Si sta capendo che giocatore inserire nella trattativa. Lo Spezia ha proposto Ellerson e Christov. Non so se li ho pronunciati giusti. Se la pronuncia è stata trucidata, scusatemi.
Per il fatto che adesso si sta discutendo se si sta discutendo con Kristoff l'accordo definitivo per portarlo dallo Spezia al Venezia e quindi portare alla fumata bianca che dovrebbe arrivare entro la giornata di lunedì, anche perché le visite mediche per Kivior all'Arsenal sono previste nel fine settimana, quindi è un qualcosa che andrà a concretizzarsi post Sudtirol. Parallelamente viene ceduto in prestito con diritto di riscatto Fiordilino al Sudtirol, che non so a questo punto però se lo vedremo sabato, domani, no, io non credo, però oggettivamente non ne abbiamo idea ufficialmente. Prestito con diritto di riscatto, quindi non è detto che parta definitivamente, potrebbe anche rincasare, e infatti anche il ragazzo su Instagram non ha salutato definitivamente la piazza, ha detto non so se sarà un addio, un arrivederci, lo vedremo. Se dovesse firmare con il Sudtirol a titolo definitivo, cioè il suo contratto sarà un triennale. Cuisance continua ad essere un oggetto misterioso messo fuori squadra. Per Šerichev, stando alle parole di Vanoli, l'infortunio è meno grave. E a questo punto vedremo se continuerà ad essere un giocatore importante nel Venezia, se comunque i sondaggi arrivati dalle squadre dei club russi avranno un effetto o meno. In questo momento quello in uscita sinceramente sembra Kisans. Cioè il prestito di Bjarkason al Foggia, si sta chiudendo per Carson al Lecco, quindi altri due elementi in esubero che vanno, sì, il Foggia si sta rinforzando con un centrocampo molto arancio nero verde, ma per Vacca è un ritorno, quindi non è sì, neanche Vacca così, sì, così sorprendente. E quindi degli esuberi, mancherebbe poi solo il fratello di Johnson, credo, da andare a piazzare. Sulla fronte seconda punta ancora tutto tace, e credo sia l'unico fronte in cui tutto tace. L'ultimo nome nuovo è quello di Tommaso Milanese della Cremonese, che non sta trovando spazio a Cremona, sarebbe, diciamo, per caratteristiche nel 3-5-2 un incursore, quindi ti andrebbe un po' a coprire eventuali assenze di Cernigoglio, ti permetterebbe di strutturare un assetto più offensivo. Io saluto e ringrazio Pep, che adesso mi darà la panoramica su questo monologo di 5 minuti che ho fatto con il mega riassuntone. Ma guarda, il monologo è molto semplice, cioè quando un club come l'Arsenal va a prendere un giocatore come Kiro, che è un buon giocatore, e lo compra per quella cifra, chiaramente lo Spezia glielo porta dopo un secondo, e quindi gioco forza, ad incastri hanno portato a Wisniewski, l'uscita di Wisniewski, anche se, devo dirti, probabilmente qualcosa bolliva, scusami, pentola già prima, perché Wisniewski ha sempre giocato. Ci siamo chiesti, io, te, nella chat, ma anche con altri colleghi, come mai non ha giocato a Genova. Quindi forse qualcosa c'era già in realtà, direttore. Io credo che Venezia, a livello, se le cifre sono quelle che hai detto te, perché abbiamo delle fonti, sono buone, perché credo, adesso non vorrei dire una sciocchezza, Wisniewski fu preso veramente a poco, può essere sui 300.000 euro. Mi sembra addirittura svincolato. Addirittura, vedi, io ricordavo 300.000 euro, magari mi sbaglio. Quindi vado a vedere. Quindi sarebbe un'operazione. Gratuito. Ah, hai ragione, allora, gratuito. Ecco, è un'operazione, dispiace, perché il giocatore è sicuramente dei centrali quello che ha fatto meglio, bisogna dirlo, e c'era un po' di scetticismo inizialmente, anche se Poggio ci aveva detto prima che andasse via è un ottimo giocatore, e aveva ragione Paolino. E a livello economico sicuramente mi sembra un'ottima operazione. In più ci sarebbe anche la contropartita tecnica. Kristoff, se dovesse arrivare, è un buon giocatore. È uno che ha giocato tanto a una difesa 3, quindi farebbe ovviamente il braccetto di destra, è molto fisico, quindi per certi versi avrebbe le caratteristiche di Wisniewski, magari ha meno spinta, perché Wisniewski aveva anche capacità di andare avanti qualche volta, no? È un giovane, perché è un 99, nazionale bulgaro, un po' di esperienza ce l'ha da noi, perché ha giocato Fiorentina. Mi dicevi prima della trasmissione che aveva giocato con Vercelli, adesso non so dove, comunque un po' di esperienza del calcio italiano ce l'ha. Quindi non però tantissimo, era della Fiorentina, no. Era della Fiorentina, e ha fatto poi Bisceglie, Pro Vercelli, Ternana, no. Un po' di avventura. No, insomma, non è un fenomeno, è un giocatore che comunque può essere utile, visto che esce Wisniewski. Si era parlato anche di Marrone, per il solito discorso che avevamo detto
che Antonelli chiaramente è facilitato ad apprendere giocatori al Monza perché ha lavorato lì per tanti anni, anche perché il Monza c'ha 10 difensori, però Marrone, che è un buon giocatore, è un difensore regista, no? Ha sempre giocato in mezzo ai tre, quindi sì. In quel caso hai il problema di spostare Cipitelli che è un legno. Esatto. E quindi niente, questa operazione va in porto, secondo me ci può stare, visto le cifre, quindi Venezia ha fatto bene in sostanza. Vediamo la seconda punta chi sarà e vediamo cosa farà anche Kisans. E se uscirà anche Kisans, e poi chiudo, chiaramente abbiamo bisogno di un altro centrocampista, ovviamente. Che milanese conosco poco, un 2002 ha giocato niente alla Cremo, vediamo chi sarà. Sì, è chiaro che poi la seconda punta farà tanto perché in questo momento sei troppo leggibile dagli avversari, non puoi neanche cambiare più di tanto il tuo assetto. È chiaro che per tutti i tifosi che parlavano insomma del progetto sportivo, di cedere Wisniewski a metà stagione, in una stagione in cui sei in grossa difficoltà, tra l'altro è comunque uno dei migliori comunque, e io capisco tutto, ed è chiaro che davanti a un'offerta di soli 2 milioni qualcuno potesse storcere la bocca. Nel momento in cui i termini sono questi, trattenerlo era impossibile, sinceramente. Cioè, perché va a potenzialmente addirittura va allo Spezia a giocare. Cioè, non perché... Scusa, prima una cosa, esatto, sono d'accordo, chiaramente, le cifre sono importanti. Ricordiamoci sempre che c'è anche poi la volontà del giocatore, no? Arriva una squadra di Serie A che comunque ha anche ambizioni in più in una squadra dove è pieno e farcita da giocatori polacchi, quindi per lui è anche più facile ambientarsi. C'è Durkowski, c'è Rezza, c'è Drahotowski, quindi giusto, credo che sia anche quello un pensiero che ha fatto il ragazzo. Sì, ma probabilmente i suoi procuratori sono andati anche dallo Spezia consapevoli che inserirlo là sarebbe stato molto più semplice. E da quanto ho capito, la dirigenza del Spezia e quello del Venezia a livello di proprietari sono anche, tra virgolette, in buoni rapporti da rapporti che hanno già negli Stati Uniti. Esatto. Quindi, con Bacia, Svoboda col Genoa, sì, si perde coda in quell'azione, va bene. Alla fine però non è che fa una brutta gara, perché come abbiamo analizzato mercoledì, poi c'è Aps che non sale, che poi viene sovrastato... eccetera, cioè è stato un po' un problema collettivo. Hai Svobo che è pronto, se scende Hristov, o come cacchio si pronuncia, me lo farò dire dai miei amici Hristov, è giusto? Hristov, no, è Hristov, perché io sapevo che l'H da quelle parti era un po' più corposo, non lo so. Vabbè, lo pronuncio Hristov e poi ci diranno eventualmente la pronuncia corretta. Sarebbe comunque un altro braccetto di un ottimo profilo, insomma, no, sì, ma un ottimo profilo, sì. Indipendentemente dal ruolo, comunque, cioè, sarebbe un ottimo modo per andare eventualmente a fare alternanza con Svobo. I soldi sono un bel po', è chiaro che adesso, qualcuno potrebbe dire, adesso si reinveste sulla seconda punta, c'è un problema che gli slot restano pieni, cioè la lista è piena. Non ho guardato l'età di Hristov, ma non credo sia un under. 99, è del 99, ho detto prima. No, ma che mese? Non lo so, devi andare a vedere, aspetta, vado io so. Primo marzo 99. Nato, esatto, primo marzo 99. No. Uffa, non mi ricordo mai i termini degli under. Non mi ricordo i termini quali sono, onestamente. Under 6 Lega Serie B, devo cercare per bene quando parte. Mi pare che se 99 rientra comunque tra gli under, sai? Ah sì? Indipendentemente dal mese. Sì, non credo che... Se fosse così, potenzialmente avessi già liberato lo slot per la seconda punta senza dover andare a cedere Cuisance. Potenzialmente. Se scende, perché in questo momento stanno trattando. Non è ancora fatta, assolutamente. Se ha giocato il Pro Vercelli, prima di venire a Venezia, giocherebbe a Venezia? Penso, non lo so. Adesso a dirti che pretese può avere il ragazzo. Spezia non vede campo, perché ormai... No, bene. Anche perché...
Gotti, che tu conosci meglio di me, ormai ha, come dire, spostato da centrale a Mian sul braccetto di destra, gioca a Mian, che era un terzino, e di fatto fanno a Mian, non c'è più Kivior, Nicolau, facevano così, Caldara addirittura prendeva la panchina, quasi sempre. Uffa, perché non trovo... Perché non mettono le... no, cioè, un dato importante è ovviamente la Lega Serie B ogni volta. Andremo a vedere, poi lo scrivi sul sito, perché è una news che è arrivata da poco, non siamo così preparati, no? No, e vorrei ricordarmi al volo da quando scatta il termine per gli under e quando per il per gli over. E allora, questo è molto buono, speriamo anche in Elrson e Milanese per attacco il sogno di Nestorowski. Ma se l'avete questo Nestorowski, mamma mia. Beh, ha ragione Eric, perché fai chiama Marino, fa qualcosa, dove sei di uno. Non abbiamo l'alternativa, dobbiamo sostituirlo se parte, non è come Yaya. Ma Ellerson, da quanto si è capito, potrebbe rientrare comunque nella trattativa, vediamo. Potrebbe anche essere magari un prestito con diritto svincolato dalla trattativa Wisniewski. Chiaro che Ellerson e Milanese sono due giocatori un po' più di spinta, ti andrebbero a dare un'alternativa a Domen, un po' per caratteristiche, anche perché un giocatore alla Domen portarselo in NBA è molto complicato, non è che ce ne siano particolarmente tanti. Domani all'assalto ci sono solo i tre punti, verissimo, anche se oggettivamente forse un pareggio per come sta il sottiro non sarebbe da considerare, però poi ti costringerebbe a vincere i due sconti diretti per forza, senza se, senza ma. Perché Marrone no? Marrone pare non abbia scaldato alla fine i cuori della dirigenza, anche perché, come vi spiegava prima Pep, ma era un ragionamento molto logico a livello tattico, dovevi mettere Marrone play difensivo, perché lui, essendo un ex mediano, doveva fare il perno centrale, palesemente, come tutti i mediani che vengono arretrati, non ha la mobilità di un braccetto, e dovessi dovuto spostare Cepitelli a braccetto, ruolo in cui a sua volta non credo sarebbe stato troppo a suo agio. Quindi sarebbe stato... Prego, vai. No, è tutto giusto. Aggiungo anche che Marrone nasce nella Juve come centrocampista, si è adattato negli anni difensore centrale, lo fa, è anche un buon difensore, ha bisogno di gioco, un giocatore che anche rilancia, sa fare il regista basso, ma probabilmente il Venezia cercava anche un giocatore fisico, perché uscendo Wisniewski poi ti manca quella fisicità, e Ristov è veramente un giocatore molto fisico, quindi credo che a livello tecnico sia fatta la scelta verso Ristov per questo motivo. E in più Marrone non so quanti anni abbia, ma sicuramente ne ha di più. 32. È un ragazzino Marrone. Ma per quello ti dico, forse anche Hristov è anche under, e quello sbloccherebbe diversi sì, secondi. Sicuramente... Perché Wisniewski era over. Bisogna sentire qualcuno del Venezia, ma tanto Venezia non ti dice niente, perché ancora non è fatto. No, ma c'è da qualche parte il regolamento con la lista under e over. Mannaggia, quando mi serve non lo trovo mai. Non lo trovo mai al volo. Caldara, Max, ha perso il posto anche alla Spezia. Quando si dice continuare bene. Wisniewski ha colto questo pure da tutti, che è stato con l'algoritmo. Momento, oggi Venezia capitalizzata, poi bisogna una seconda punta importante. Beh, sì, è uno di quei giocatori che hai pescato bene tra i giovani. Oddio, giovane, non è giovanissimo, ripeto, perché 24 anni è un over. È un giocatore comunque che non era conosciuto, pescato molto bene, che, come vi ho sempre detto, ha accettato Venezia, forse anche sapendo di giocare, nel senso che al Gornik comunque altri osservatori ogni tanto ci fanno una bazzicata per guardare le partite, non è una squadra totalmente sconosciuta, evidentemente il Venezia gli dava anche modo di giocare ed esprimere le sue qualità, e adesso capitalizzi facendo una plusvalenza molto importante e potenzialmente anche assicurando l'alternativa senza perdere tempo. Dispiace, perché era un giocatore che si farà, era anche logico però con le prestazioni che aveva fatto, essendoci penuria di difensori centrali, che attirasse le attenzioni dei piani alti, anche solo perché gli serviva l'entourage. Però sì, economicamente parlando è un'operazione abbastanza indiscutibilmente buona. Sì. E Real Under, abbiamo anche 40% della sua vendita, verissimo. Aspettiamo adesso di capire a quanto sarà venduto all'Anderlecht, perché ancora non c'è la cifra per cui sarà venduto dal Verona.
manca un secondo appunto, un difensore, vediamo se arriva un difensore effettivamente. Secondo me il settore mancino non è una priorità assoluta in questo momento. Chiaro che se ci fosse l'occasione probabilmente andresti a coglierla, però appunto ti servirebbe magari un under, non tutti accettano di fare da vice Ceccaroni, insomma ci sono un po' di cose da incastrare. Secondo me almeno fino ad ora con questo mercato ci stiamo indebolendo, mancano pochi giorni ancora sulla punta di cui abbiamo estremo bisogno. Ma purtroppo la seconda punta è un ruolo in cui è anche difficile andare a prendere un giocatore, non è facile. E Wisniewski comunque è l'unico giocatore effettivamente ceduto, cioè tutti gli altri sono ancora lì. È arrivato il play che serviva, adesso vediamo se arriva il sostituto, già pronto tra virgolette. È chiaro che non so se sarà ai livelli di Wisniewski, ma è ancora una squadra assolutamente buona per ottenere la salvezza. È chiaro che, come ha detto Vanoli oggi in conferenza, ti servono punti. Poche balle, belle prestazioni, ma ti servono punti. Ma ripeto, ragazzi, c'è tanti che dicono ci indeboliamo in difesa, ma Svobo non è così male, ragazzi. Sinceramente, non è giocatore così da buttare. A quel punto, per Wisniewski accetti, ma anche perché è un giocatore che, appunto, ripeto, il suo entourage stesso pare averlo cercato di cedere in A. Pep, vuoi darla tua se ci indeboliamo, ci rinforziamo in difesa, se serve, se non serve? Poi chiudiamo tutti a cena. Allora, Wisniewski non mi aspettavo avesse un impatto così sulla squadra. Ripeto, è il miglior difensore centrale che abbiamo, quello è vero, quindi dispiace. E quindi diciamo, sulla carta ci indeboliamo, però ribadisco, quando arrivano cifre del genere non puoi non prendere le considerazioni in più. C'è sicuramente la volontà del ragazzo e del suo entourage, quindi del suo procuratore, di andare via, perché di là va in Serie A, lo ridico, e trova anche, ripeto, tanti giocatori polacchi, quindi avrà spazio, giocherà. Però Ristov è probabilmente potrebbe essere quella figura giusta, quindi in più il denaro, i soldi che arriveranno in questa operazione potrebbero essere investiti in una seconda punta che è fondamentale. E come giustamente studente Svoboda, secondo me non è per niente scarso, secondo me anzi potrebbe essere lui il titolare finché Ristov magari Carbone rimane al Monza. Secondo me ha giocato anche ieri e anche bene. Di sì, anche perché hanno bloccato anche Pollerola, esatto. E Svoboda secondo me sarà titolare in questo periodo, perché Risto avrà forse bisogno di un attimo di ambientazione, e quindi per me Svoboda è vero che ha avuto dei momenti di difficoltà anche in Serie A, anche quest'anno, però sono un giocatore importante fisicamente, quindi non so se ci deboliamo. Wisniewski obiettivamente dei cinque centrali era quello che aveva fatto meglio per costanza di rendimento. Però Ristov non è un brocco, anzi un buon giocatore, quindi credo ci possa stare questa operazione. L'importante è che poi, ripeto, poi chiudo e faccio parlare a te, anche perché fra poco devo andare via, direttore. Sì, adesso chiudiamo sul tiro. Scusami. L'importante è che ci sia assolutamente, siccome mancano 10 giorni alla fine, una seconda punta e un altro centrocampista. E capire, chiaramente poi deve uscire qualcuno per gli slot, non slot, capito, però io vedo che tutti si stanno rinforzando. Per esempio il Pisa ha preso Moreo. Sì, lassù si stanno rinforzando. Giù... No, è Brescia che in difficoltà ha preso Bjarkesen e Rodriguez, che è un ragazzo che all'inizio ha fatto bene. Ancora attualmente non le metto in corsa con noi. Cioè io... Ma no, Pisa no. Brescia ne ha 25 di punti. Credo abbia vinto ottobre, se non voglio esagerare, ma più o meno, ma al di là di quello si stanno muovendo tutti. Antonelli ha detto che non è facile, lo sappiamo, speriamo che possano. La spalla è ancora ferma, per dire, ed è 3 punti sopra una direttissima concorrenza. Sì, la spalla è in difficoltà, anche perché è andato via Esposito e di fatto non ha fatto il cambio, doveva esserci Giordilino. È vero questo, la spalla è ferma. Il Cittadella ha fatto tanto, però anche è uscito anche con i giocatori, Sì. Vediamo questi soldi come saranno reinvestiti.
L'ultima chiusura è per appunto Michael Frey, come vi avevo anche riportato, passerà allo Schalke, era un nome spuntato dal Belgio, ma lo Schalke era più avanti e ha chiuso, non è saltata la trattativa. Aieco in coppia con Poyanpalo sarebbe una roba fenomenale, ma temo che sia impossibile anche. Mi piace anche a me tanto, non verrà mai, però. Ti direi ultime considerazioni sulla partita di domani alla luce delle assenze di quello che ha detto Vanoli e chiudiamo. Ma, guarda, prima di entrare, sì, la partita è difficilissima perché l'abbiamo... Vai tu con i tuoi tempi. No, partita difficilissima perché è una squadra rognosa, quella di Bisoli, vive un ottimo momento, sono sesti in classifica, compatti, ho già parlato di un 4-2 molto stretto, gente che non molla mai, è il carattere dell'allenatore. In più, ci siamo chiesti, prima di entrare in conferenza al Tagliarsi o del Meyer, ci siamo chiesti come mai i giornalisti di Bolzano non avessero chiesto se Fiorlino ha convocato o no. Nessuno ha chiesto niente. Quindi, al momento non ho visto né sul sito su Tirol, però è un'ora che non guardo più, un'ora e mezza, né sui siti specializzati se Fiorlino sarà della partita, non dico titolare, ma nei 23 convocati, 24 lo saranno, perché sul Tirol in questo momento proprio a centrocampo Animacchi è fortissimo, ma sul Tirol in questo momento non avendo più Nicolussi, Caviglia e qualche altro acciaccato, centrocampo abbastanza corto. Il Fiorlino non dico partita titolare, ma insomma so che era in condizioni, Fiorlino non era così messo male da Venezia, infatti assolutamente sarebbe però devastante per me, non solo per me, cioè vedere titolare magari anche un migliore in campo su Tirol. Sì, ma sarebbe assurdo anche, se devo essere molto sincero. Assurdo, sì. No, siccome mi ricordo che nell'operazione a Mattia Armo si è aspettato la partita, no? Vabbè. Comunque non sappiamo notizie su Fiorlino, questa è una curiosità. Al momento vai a vedere il direttore storico qualcosa, domani vedremo, domani siamo lì. No, non c'è ancora l'elenco dei convocati, mi pare. Non li vedo neanche, non lo vedo. Vedo solo la presentazione della gara e le parole di Bisoli. Il suo giornalista di Bolzano ha chiesto in conferenza. Sì. Mario, bello. Sono sesti. Sì. Come ci sono arrivati sesti? Battendo squadre grosse anche. Cioè, hanno perso col Modena e quante altre pareti hanno perso di recente? Non me ne ricordo. Okay. Una squadra che non subisce una mazza e segna quel poco che basta per vincere. È la tipica squadra da Serie B, mi verrebbe da dire. Sì. Dobbiamo dare tutto domani, indipendentemente dalle categorie, dai pensieri di classifica, eccetera. Così forse vinciamo. Se iniziamo a fare certi retropensieri, mi sa che le prendiamo, perché questa squadra è concreta, cinica e cattiva. Signori, è stato un flashissimo, era giusto parlare, farvi una chiacchierata rapidissima con voi per quanto riguarda le news di questo pomeriggio, perché sono state tante, intense e corpose. Vi lascio il sito tuttonezzasport.it per ottenere aggiornamenti, pagina Facebook, Instagram e Twitter, tutto mezzo sport, lasciate un like per supportarci, il mio canale YouTube Fuori Campo, iscrivetevi così vi supportate, i like alle pagine e l'iscrizione è tutta roba gratuita. Ringrazio Pep per l'extra, un saluto, ciao. Alla prossima, ci vediamo sul sito, ciao ciao ragazzi.